Io ho bisogno di una peccatrice che ci guidi. Entri Michelle Ferrari. Eccoci. Buonasera. Io Massimo ho una fame. La fame? Ho fame, ho sempre fame. Perché prima nella serata non l'hanno dato un panino, un qualcosa. Non riesco a saziarmi. Ma il nostro Mario, guarda, il nostro ispettore capo qua, Mario, devi provvedere con qualche cibaria. Allora, ti abbiamo tenuta in realtà casta sul cibo, proprio perché così sei più carica. Io mi immagino, professor Zecchi, lei questo frigo a casa sua, io me lo immagino. Lei cosa troverebbe? Secondo me Zecchi ha detto, che c'ha nel suo frigo? Ma lui, secondo me, mi riuscirebbe a prendere per la gola, magari, con qualcosa, un buon gelato. Ovviamente cono, aspiro al cono perché almeno si mangia con la lingua, non con un banale cucchiaino. Là. Vero. Professore, lei ha il cono di giù a casa sua? No. E qui altro che cono, professore. Ce ne sono due di coni qui, sto vedendo. Io ho molte ho molte scatolette. Cioè, professore. Tonno, salmone, minestrone. Una cucina molto easy, come dite voi. L'importante è non usare le posate, quando si mangia. Cioè, più... No, io uso le posate, sono una persona civile, guardate, anche con una certa educazione. Cioè lei mangia senza, scusi, ci racconti, ma lei dice che il professor Zecchi dovrebbe imparare l'arte del... perché più... Del lasciarsi andare. No, ma è più sensuale mangiare con le mani. Ovvio, ovvio. Ah sì? Con le mani, il gelato, anziché col cucchiaino... Ma questo l'ho capito, che lei gelato ha una passione per il cono, però... Dico, mentre la seguo sul gelato, ho più difficoltà a pensare al tonno, per esempio, al salmone del professore. No, anche il salmone, il sushi con le mani.